Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Oggi è la seconda domenica del tempo ordinario. Una parola ordinario che spesso non rievoca nel nostro immaginario ricordi significativi. Ordinaria è per esempio una giornata che scorre come da programma, senza grandi avvenimenti, comune a tante altre. Ecco allora che la parola di Dio di questa domenica ci aiuta ad evitare il grande rischio che la nostra fede e la nostra vita siano vissuti ad intermittenza, proprio come quelle lucette che da poco abbiamo deposto dal nostro presepe o dal nostro albero di Natale. Si accendono e si spengono. A Natale abbiamo acceso la nostra fede, la nostra vita, almeno lo spero, davanti al mistero dell'incarnazione. Ora entriamo nella fase spenta, dove tutto ritorna ad una normalità segnata dall'abitudine e dalla routine che la vita ci mette di fronte. Riprendono il lavoro, la scuola, l'università, insomma si ritorna alla vita ordinaria, in attesa della prossima accensione, magari alla festa di Pasqua. Ebbene, non è così. Il Vangelo oggi ci consegna l'esperienza che Giovanni Battista ha fatto dell'incontro con Gesù Cristo. Ed ecco la parola che ci aiuta ad accendere il nostro tempo ordinario: fare esperienza di Gesù. È significativo che il brano si apre con Gesù che viene verso Giovanni. La festa di Natale è stato proprio questo. Dio è venuto attraverso Gesù Cristo verso di noi, si è fatto disponibile all'incontro con la nostra storia, con la storia dell'umanità, che non è più storia ordinaria, ma proprio perché è abitata da Dio è ormai storia straordinaria, storia di salvezza. Il tempo ordinario allora diventa il tempo in cui, come Giovanni, siamo chiamati a fare esperienza di questo incontro, dove tocchiamo la presenza del Signore nel nostro cammino quotidiano. Noi cristiani dobbiamo costantemente passare da una fede espressa a una fede, da una fede espressa a parole ad una fede espressa con l'esperienza. Dobbiamo passare da una fede semplicemente dimostrata ad una fede mostrata.